Ehi tu! Sei stanco di aprire pacchetti su FIFA, ma di non trovare mai nessuno? Allora passa da easyfifacoins.com e utilizza come discount code, come codice coupon, il codice AXEL con 2 per avere, indovina che cosa, un ulteriore sconto. Potente a parlare ragazzi, qua AXEL oggi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui oggi a presentarvi uno squad builder che non ha un qualcosa di fantastico, ma un macello di fantastico, perché infatti ragazzi, innanzitutto diciamo un attimo quanto costa questa squadra. Anzi no, forse sì, ve l'ho già detto. Ah no, però mi sa che l'ho già detto. Ho già detto che cosa? Devi passare da easyfifacoins.com se ti interessa bene di FIFA, mi devi discount code. E come seconda cosa vi volevo ringraziare, come sempre, per tutto il supporto che mi state dando. E ragazzi, io vi devo chiedere un favore. Questo squad builder vi posso assicurare che è un qualcosa di fenomenale, quindi mi serve che voi lasciate già un bel mi piace. Veramente, ne voglio vedere 6.000 in questo squad builder perché è una squadra bestiale, veramente imbarazzante. Ragazzi, questa squadra è imbattibile. Innanzitutto ho deciso di fare un cambiamento, perché infatti molti di voi mi stavano dicendo: Axel, smettila di fare squadre buggate, fai schifo, riesci a vincere solo con i buggati. E io ho detto: cambiamo allora, facciamo squadre costose. E questa è una squadra che costa ben 25 milioni di crediti. In realtà 23, ma con dei piccoli cambiamenti si può alzare a 25. Comunque direi subito di iniziare a presentarvela. In porta troviamo Manuel Neuer. Non l'ho mai utilizzato perché qua entro subito col discorso dei 25-23 milioni. Perché infatti prima utilizzavo la squadra in questo modo. In porta Wendelfellen e come difensore centrale Hummels. Ma dato che Wendelfellen nelle partite che ho fatto non mi ha entusiasmato, ho deciso di cambiarlo. Quindi in porta c'è Neuer, l'avevo già utilizzato per poi andarlo a vendere, mi era piaciuto un macello e quindi ho deciso di ricomprarlo. Però l'ho pagato un fottio perché infatti costa 475.000 crediti. Ma passiamo alla difesa. Da una parte Boateng ha pagato 75.000 crediti, anche lui lo andrò a provare per la prima volta. Se comunque preferite prendetevi pure Hummels in forma che costa 2.563.000 crediti, affiancato da sta bestia. Otamendi, pagato solamente 61.000 crediti, e ragazzi, non c'è che dire, è un fenomeno. 72 di velocità, 88 di difesa, 84 di fisico. Cioè, per un difensore simile, pagare 61.000 crediti sembra quasi un miracolo. Passiamo un attimo ai terzini. Terzino destro, il mio preferito, Pablo Zabaleta, pagato 7.500 crediti. Perché così tanto? Perché la sua seconda versione, infatti, è stato upgradato da 82-83. Zabaleta, ragazzi, lo stimo ed è straforte. Come terzino sinistro utilizzo invece Ansaldi. Devo dire che niente male, non è che mi aspettavo una pesca, però alla fine il suo compito lo fa, quindi ci sta. Passiamo un attimo al centrocampo. Da una parte troviamo il bomber Enzo Perez. Ragazzi, come voi ben sapete, io lui lo stimo un macello. È buggato ed è fortissimo. Costa solo 5.500 crediti. E ragazzi, nient'altro da dire. È un fenomeno. Affiancato poi da chi? Da Bastian Schweinsteiger. Pagato 34.000 crediti. Ragazzi, lui non l'avevo mai provato. Devo dire che, sì, dai, mi è piaciuto. Ci sta. Non mi aspettavo nulla di bestiale. Però alla fine anche lui fa il suo compito. Un po' come Ansaldi. Ma poi che abbiamo? Abbiamo Yaya Touré, pagato 2.625.000 crediti. Vabbè, ovviamente Yaya Touré, man of the match. E ragazzi, i suoi 189 centimetri da sdraiato si fanno veramente sentire. È un fenomeno questo giocatore. 4 stelle vederle, 3 stelle mossa abilità, mamma mia. Passiamo adesso al reparto offensivo. Come COC utilizzo Mario Götze. Pagato 926.000 crediti, 2 partite, 3 gol e 2 assist, che è un macello. 4 stelle piede debole, 4 stelle mostrabilità. Ragazzi, non avete idea di che passaggi faccia. Veramente, ve li farò vedere a brevissimo. Aspettatevi Gesù. Ma passiamo adesso all'attacco. Come due d'attacco, infatti, troviamo Messi, non if, infatti la sua versione normale, che ho pagato 8.950.000 crediti. Ragazzi, veramente forte, netta, ma proprio netta differenza rispetto al Messi dell'anno scorso. Quest'anno il fisico conta un po' meno, quindi veramente Messi vi fa la differenza. Se poi affiancato da questo giocatore, Sergio, è il Kun Agüero, pagato 10.500.000 crediti. Ma per il mio giocatore preferito avrei pagato anche molto di più.
6 partite, 6 gol e 6 assist, ragazzi. Questo giocatore è un fenomeno. 90 di velocità, 91 di tiro e 91 di dribbling. Veramente, non ho parole per descriverlo, è indescrivibile. Comunque, dato che so che voi siete scettici, direi di andare a fare adesso un paio di partite in diretta per dimostrarvi che con questa squadra potete fare l'impossibile. Quindi ragazzi, eccoci qua. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, vi dico già che ho dei capelli imbarazzanti, quindi zitti, è domenica, non ci penso nemmeno di mettermeli a posto. Poi come seconda cosa vi voglio dire che se, nel caso in cui voi non abbiate appunto i crediti, i 25 milioni di crediti che servono per fare questa squadra, dai, scegli una maglia. Per fare questa squadra cosa dovrete... Dio santo! Vi basterà sostituire magari le versioni in forma di alcuni giocatori con le loro versioni non if, come anche Yaya Touré ve lo prendete normale e non man of the match. Comunque, primo sfidante di oggi, 4-5-1, bagliato della Premier. Attenzione, fa le skill. Oh my god. Dai, noi intanto ripartiamo. A me non ci interessa. Abbiamo sto fenomeno. Guardate, guardate, guardate come lo vede. Come l'ha visto? Lionillo lo scarta e tira. E indovinate un po', ci porta in vantaggio al settimo minuto. Lionel Messi. Mamma mia, Agüero di violenza, e Agüero non perdona, 2-0 al 71esimo esatto. Ma ragazzi, devo essere sincero, è una partita abbastanza brutta, tipo tutte le partite che ho fatto sono finite con 4 più gol, ora che registro ne faccio 2, vabbè. Messi, cosa si è inventato per Mario? Guardate, guardate. Dove vai? Dove vai? Mario Gozze! C'è gol! 3-1, 78esimo, l'ha proprio chiusa, proprio lui. E andiamo a vedere quale sarà il nostro nuovo sfidante. Oh, 100 in chiesa, 82 di valutazione, quindi credo una cosa abbastanza easy. Oh, tutti la premieranno, vabbè, va bene, dai. Ehi, stavo scrivendo una cosa, Dio santo. È imbattibile questa squadra, quindi non perderemo neanche oggi. Ottimo, 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 mamma mia, Agüero. Oh, che fallo è? Tanto ti faccio gol, te l'ho detto. E iniziamo a recuperarlo. Mamma mia, che azione. Bastian, Schweinsteiger, 2-2, andiamocela a prendere. Dai, ci siamo. Andiamo 3-3. Olè, in realtà è Aleo, però mi è uscito il contrario, grazie a questa punizione. Tac, dai Lionel. Ragazzi, segna! 4-3 all'88esimo! Era tutto previsto! E andiamo! Dai! Vero, Patritto! Madonna, è un fenomeno! 5-3! E la chiudiamo, ragazzi! Oh, io per favore vi sto chiedendo di lasciare un bel mi piace. Perché una squadra così forte, ragazzi, non l'ho mai utilizzata. Così poi potete anche smetterla di dire usi solo le buggate. Eh no, ora ho questa squadra e con questa squadra andrò a risfidare Mike, che se no non è contento. Quindi, per favore, lasciate un bel mi piace. Ne voglio 6.000, 6.000 mi piace e 5.000 entro domani. Fatemi sto favore. 14 tiri in porta, 5 gol. 3 tiri in porta, 4 gol. Vabbè. Comunque ragazzi, questa qua era la squadra, una squadra a dir poco imbarazzante, veramente fortissima, provatela mi raccomando, come ho già ripetuto, lasciate un bel mi piace per favore, fatemi contento, e detto questo, io vi saluto e vi dico potenza, pazienza, al prossimo video, ciao a tutti!